Ciao a tutti! Oggi vi voglio parlare niente meno che della Gioconda, il dipinto olio incompiuto realizzato su tavola di pioppo da Leonardo da Vinci e che oggi è conservato al Museo del Louvre a Parigi. E ogni giorno la Gioconda viene visitata da 30.000 persone. E gli studiosi, critici d'arte, si sono dilettati e scervellati un bel po' per capire chi si celi effettivamente dietro l'immagine della Gioconda. E io tutte queste ipotesi formulate da tutti questi studiosi ve le dirò, ve le elencherò tutte, non proprio tutte, perché alcune erano particolarmente prive di fondamento, però ve ne elencherò molte, alcune anche un po' azzardate, direi. Prima di cominciare questa indagine sulla Gioconda, vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale, grazie, e adesso cominciamo, perché la prima e più famosa ipotesi riguardante l'identità della Gioconda la farebbe risalire a Lisa Gherardini, la quale è la seconda moglie di Francesco del Giocondo, un setaiolo molto importante a Firenze che riforniva anche i Medici ed era anche cliente del padre di Leonardo, che era un notaio, Ser Piero. Infatti, è l'ipotesi che vorrebbe Lisa Gherardini nei panni della Gioconda risale già a una tradizione storiografica del 1500, in base alla quale il dipinto sarebbe stato realizzato da Leonardo a Firenze tra il 1503 e il 1510. Monna, vado specificando che non è il nome di Lisa Gherardini, ma è un appellativo che sarebbe l'abbreviazione di Madonna, che deriva dall'espressione latina mea domina, mia signora. Quindi è un appellativo elegante per definire la moglie di Francesco del Giocondo. E in effetti Leonardo, proprio in quel periodo, tra il 1503 e il 1510, risiede a Firenze in uno dei palazzi della famiglia Gherardini, vicino a Palazzo Gondi. E anche Giorgio Vasari, nelle sue vite, conferma l'ipotesi che Lisa Gherardini sarebbe la Gioconda, dicendo che in uno dei suoi soggiorni a Firenze, perché Leonardo ne fece almeno tre, prese Leonardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di Monna Lisa, sua moglie, e 4 anni penatovi lo lasciò imperfetto. Infatti, Leonardo lavorò a questo dipinto per 4 anni, quindi fino al 1507, per poi portarlo con sé a Milano e perfezionarlo fino al 1513. Il dipinto però non venne mai consegnato ai due coniugi e si pensa che Leonardo lo portò con sé in Francia quando accettò l'ospitalità del re di Francia Francesco I nel 1517, alloggiando nel castello di Amboise per poi morirvi nel 1519. E questa, diciamo, notizia che ci dà il Vasari, confermando quindi l'identità di Lisa Gherardini come Gioconda, è confermata però anche da altre testimonianze, perché nel 1503 Agostino Vespucci, che era assistente alla cancelleria di Firenze, scrisse in margine a un testo di Cicerone che parlava di un'opera incompiuta del grande pittore dell'antichità Apelle. Scrive questo: "Così fa Leonardo da Vinci", cioè come Apelle lascia incompiuti i suoi dipinti, così fa Leonardo da Vinci in tutti i suoi dipinti, ad esempio per la testa di Lisa del Giocondo e di Sant'Anna. Ora, per capire meglio questa frase che cita il nostro Vespucci, una studiosa, la ricercatrice Annalisa Di Maria, ha analizzato tre opere di Leonardo che secondo lei vanno messe in connessione, e sarebbe il disegno Testa di Donna, la Gioconda e la figura di Sant'Anna. E concludendo che, secondo questa studiosa, Monna Lisa Gherardini sarebbe stata la modella
sia per la Gioconda sia per Sant'Anna. E poi Leonardo, per dar vita a questi due personaggi differenti, avrebbe solamente modificato alcune espressioni del viso, i lineamenti, l'acconciatura, il paesaggio attorno, per creare quindi due personaggi diversi a partire da uno solo. E Testa di Donna probabilmente era un disegno preparatorio. Un'altra testimonianza in diretta a favore di Lisa Gherardini è che Raffaello nel 1505 realizzò una sua Gioconda, diciamo, cioè un disegno molto molto simile alla Gioconda di Leonardo e quindi come minimo dovette aver visto il quadro o il disegno preparatorio o gli schizzi, qualcosa di Leonardo deve aver visto per aver fatto quel disegno così somigliante. Nel 1525, poi, in un documento è stato riportato una sorta di elenco dei dipinti di Leonardo da Vinci che possedeva Gian Giacomo Caprotti, detto Salai, che era l'allievo prediletto da Leonardo, e qui sono state fatte un sacco di ipotesi riguardo anche a una vicenda omosessuale fra i due, e questo allievo sarebbe stato un po' un furbetto, insomma, no? Avrebbe cercato anche di lucrare, però di questo ne parleremo dopo. E tant'è che non si sa con certezza se la Gioconda sia stata ceduta da Leonardo al re di Francia Francesco I, se sia stata venduta da Leonardo, come alcuni dicono, per 4.000 scudi, quindi una cifra ingente, o se invece sia stata venduta da Gian Giacomo Caprotti, perché in quell'elenco risulta che il Caprotti possedeva vari quadri, come ad esempio proprio la Gioconda. E poi, secondo alcuni docenti dell'università di Yale, invece, anche la posizione delle mani della Gioconda avvalorerebbe il fatto che si tratti proprio di Monna Lisa Gherardini, in quanto le mani tenute così sul grembo ricordano molto la posizione delle donne incinte che tenevano le mani così. E infatti, andando a vedere dei documenti, risulterebbe infatti che nel 1502 Monna Lisa Gherardini avrebbe partorito il suo secondo figlio. Quindi tutto torna, insomma, e tutto ci porta a pensare che comunque in quel periodo, dal 1503 al 1510, quantomeno Leonardo stesse lavorando al quadro della Gioconda. Il Vasari non vide mai il dipinto, però lo descrive. Non lo descrive in maniera molto particolareggiata, però si sofferma a lodare la bravura di Leonardo. Sulle sopracciglia che dipinge della Gioconda, e infatti dice che loda le ciglia per avervi fatto il modo del nascere i peli della carne, dove più folti e dove più radi, e continua. Il problema è che la Gioconda del Louvre non ha né le ciglia né le sopracciglia, e quindi questo infittisce il mistero, perché come fa il Vasari a scrivere questo? Se invece il quadro ne è sprovvisto di ciglia o di sopracciglia, la risposta potrebbe essere questa: che al Museo del Prado è stato ritrovato un quadro che è un'esatta copia della Gioconda e si pensa che sia stata fatta nella bottega romana di Leonardo, probabilmente da Francesco Melzi, perché all'epoca nella sua bottega Leonardo lavorava così: lui faceva un quadro e i suoi allievi lo ricopiavano in maniera da poter venderlo anche a vari collezionisti, vendere tutte queste copie a vari collezionisti. E sembra che la stessa cosa sia stata fatta anche con la Gioconda, perché la Gioconda del Prado è leggermente diversa, ad esempio negli abiti, rispetto alla Gioconda del Louvre. Avrebbe degli abiti molto più moderni, inoltre i colori sarebbero un po' più accesi, un po' diversi, ma questo anche perché comunque il quadro non è mai stato ripulito, quindi quello comunque influisce. E la Gioconda del Prado avrebbe le ciglia e le sopracciglia, quindi forse è quella Gioconda che ha visto il Vasari. Lasciamo Monna Lisa Gherardini e ci introduciamo verso la seconda ipotesi,
Secondo la quale la Gioconda sarebbe Isabella d'Este, la quale era la più famosa mecenate del tempo. Infatti, quando Leonardo da Vinci se n'è andato da Milano dopo la cacciata degli Sforza, è stato per un po' di tempo proprio alla corte di Isabella d'Este e in soli 3 mesi avrebbe disegnato per lei tanti tanti disegni e ritratti. Uno di questi ritratti è conservato al Louvre e rappresenta infatti Isabella d'Este di profilo e quindi possiamo vedere una certa somiglianza con la Gioconda. Un'altra, diciamo, testimonianza a favore del fatto che la Gioconda sia Isabella d'Este è che tra il 1501 e il 1506 Isabella avrebbe scritto molte lettere a Leonardo per incitarlo ad eseguire il ritratto a olio che le avrebbe promesso. E quindi magari si tratta proprio della Gioconda. Secondo invece gli studiosi Adriano Perosi e Magdalena Soest, dietro la Gioconda si celerebbe il ritratto di Caterina Sforza, madre del celebre Giovanni delle Bande Nere. A questa conclusione i due studiosi sono giunti attraverso la sovrapposizione della Gioconda con una tela che era sempre stata attribuita a Lorenzo di Credi, ma che forse in realtà va attribuita a Leonardo ed è la dama coi gelsomini, che oggi è conservata questo quadro è conservato nella Pinacoteca di Forlì. Ma in base a un saggio del 1910, Freud, andiamo a scomodare addirittura Freud, traccia un collegamento fra il sorriso della Gioconda e la madre di Leonardo da Vinci. Freud dice che quel sorriso in realtà è il sorriso della madre, l'unica donna veramente amata da Leonardo e che sarebbe morta lasciando il figlio in un grande dolore e quindi il figlio avrebbe omaggiato la sua grande madre attraverso questo quadro, il quadro della Gioconda. Sono state fatte innumerevoli ipotesi anche sull'identità di Caterina Buti del Vacca, la madre di Leonardo da Vinci, addirittura recenti studi avrebbero anche detto che in realtà era una principessa circassa fatta schiava e quindi Leonardo sarebbe italiano solamente per metà. In base invece a un'altra ipotesi, la Gioconda sarebbe Isabella d'Aragona, duchessa di Milano, moglie di Galeazzo Sforza. E le ipotesi a sostegno di questo fatto sarebbe che la somiglianza fra Isabella e la Gioconda, ma anche il fatto che nel dipinto originale ai lati ci sarebbero state delle colonne di cui oggi si intravede solamente la base e queste colonne infatti sarebbero state segate per rendere il quadro più piccolo, essendo infatti una tavola di legno di pioppo, dovevano per forza essere segate le colonne per rimpicciolire il quadro. E infatti lo studioso Raffaello Glinni dice che tali colonne sarebbero importanti per definire l'identità della dama ritratta, in quanto potrebbero essere un riferimento alla famiglia dei Colonna, il cui stemma era appunto una colonna. E due sono i membri della famiglia Colonna vicinissimi a Isabella d'Aragona: Prospero Colonna, stratega militare e innamorato di Isabella, e Crisostomo Colonna, umanista e consigliere di Isabella, che compì un viaggio in Francia nel 1517 su incarico di Isabella, proprio nel periodo in cui in Francia risiedeva anche Leonardo. Ma secondo invece un'altra ipotesi, il vero ritratto della Gioconda si celerebbe sotto quello che noi vediamo oggi e celerebbe il ritratto di Bianca Giovanna Sforza, la prima figlia di Ludovico il Moro. Questo quadro sarebbe stato commissionato a Leonardo da Vinci in onore delle nozze di Bianca Giovanna Sforza, ma la morte improvvisa della fanciulla avrebbe poi fatto
fatto in modo che il quadro non fosse poi stato consegnato. E quindi poi forse a questo quadro Leonardo avrebbe sovrapposto un altro volto. Questa tesi è portata avanti dalla studiosa Carla Gori, secondo la quale Leonardo avrebbe sì realizzato il dipinto a Milano per poi portarlo in Francia e il paesaggio alle spalle della Gioconda avrebbe 11 punti in contatto con un panorama di Bobbio visto dal castello Malaspina dal Verme. In particolare sarebbe il ponte Gobbo alle spalle della Gioconda a indicare che si tratti della vista dal castello. Bianca Sforza, infatti, era la moglie di Galeazzo Sanseverino, marchese di Bobbio e caro amico di Leonardo da Vinci. E infatti il ritratto sottostante la Gioconda che noi vediamo oggi rappresenterebbe una fanciulla giovane e malinconica e aristocratica. Ma e adesso seguitemi perché questa ipotesi è un po' intricata. Allora, il 10 ottobre del 1517 il cardinale Luigi d'Aragona si reca in visita a Leonardo da Vinci in Francia e il suo segretario Antonio De Beatis fa un resoconto di questo incontro scrivendolo sul suo diario personale e dice che Leonardo gli ha mostrato tre dipinti: il Giovanni Battista, la Vergine e il bambino con Sant'Anna e la Gioconda. Riguardo proprio alla Gioconda, Antonio De Beatis dice che si tratterebbe di un quadro commissionato a Leonardo da Giuliano de' Medici. E quindi tutti gli studiosi hanno dato per scontato che questo Giuliano de' Medici fosse il figlio di Lorenzo il Magnifico. E quindi questo quadro sarebbe stato eseguito nel soggiorno romano di Leonardo tra il 1514 e il 1519, quindi la Gioconda andrebbe post-datata. Ma questo Antonio De Beatis si riferisce, quando parla della Gioconda, a una certa donna fiorentina. Ma questa certa donna fiorentina in realtà è abbastanza incerta, perché Giuliano de' Medici, che appunto era il figlio di Lorenzo il Magnifico, è stato anche esiliato da Firenze e non era in rapporti con nessuna dama fiorentina, mentre invece era in rapporti molto molto intimi con una cortigiana di Urbino che era Pacifica Brandani, la quale gli avrebbe dato un figlio per poi morire poco dopo il parto. E questo figlio si chiama Ippolito ed è stato poi accolto dalla famiglia Medici ed è diventato anche papa. Quindi forse Giuliano de' Medici ha commissionato il quadro a Leonardo per donarlo al figlio, il quale non aveva mai conosciuto la madre. E Leonardo da Vinci, che mai aveva visto Pacifica Brandani, avrebbe utilizzato il quadro incompiuto della Monna Lisa Gherardini per lavorarci sopra e poi terminare questo quadro nel ritratto di Pacifica Brandani. Questa tesi è sostenuta dallo studioso Carlo Pedretti, il quale spiegherebbe in questo modo la presenza di quel sottile velo di seta nera che la Gioconda porta in volto e che sarebbe tipico delle partorienti dell'epoca. Fin qua tutto liscio, ma c'era un altro Giuliano de' Medici, che era il fratello di Lorenzo il Magnifico, il quale è stato ucciso nella congiura dei pazzi nel 1478. E questo Giuliano de' Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico, era sì in rapporti con una certa dama fiorentina, che era Fioretta Gorini, la quale era diventata la sua amante, gli ha dato un figlio, per poi però morire poco dopo. Quindi in poco tempo Leonardo si è trovato, senza più il committente, senza più la modella, e quindi il quadro non sarebbe mai stato consegnato. Il figlio avuto poi da Giuliano de' Medici e Fioretta Gorini sarebbe, salito al papato con il nome di Papa Clemente VII.
E quindi in questo modo, se si ammette un cambio di Giuliano de' Medici, insomma, si capisce bene la frase che dice della certa donna fiorentina, perché Fioretta Gorini, infatti, era proprio fiorentina. Inoltre, un'altra ipotesi a sostegno di questa tesi, che quindi vedrebbe anticipare la stesura di questo dipinto al 1478, è il fatto che sia dipinto su una tavola di pioppo, e la tavola di pioppo Leonardo la utilizzava soprattutto nei primi anni, mentre invece dopo il soggiorno milanese ha cominciato ad utilizzare una tavola di noce, e quindi anche questo farebbe propendere un po' per l'ipotesi di Fioretta Gorini. Sembra, cioè, delle analisi ai raggi X hanno fatto notare come in realtà ci siano state tre sovrapposizioni della Gioconda, cioè sotto la Gioconda che noi vediamo ce ne sarebbero come minimo altre due. E tutto questo fa pensare che comunque Leonardo abbia lavorato lungamente al quadro della Gioconda per molti, molti anni, fino poi alla sua morte. Tre studiosi però si sono veramente gettati in questa ipotesi fantasiosa: Lilian Schwartz, Renzo Manetti e Alessandro Vezzosi sostengono che il volto della Gioconda celi il volto niente meno che di Leonardo stesso, in quanto facendo minuziose analisi al computer e sovrapponendo infatti i lineamenti del volto di Leonardo da Vinci con la Gioconda, risulterebbero numerosissimi punti in contatto. Infatti, all'epoca, lo studio della filosofia occulta era molto diffuso nei circoli umanistici e Leonardo stesso studiava anche la cabala, il significato dei numeri, e quindi questa, diciamo, filosofia occulta agevolava, diciamo, il ritrarsi di questi uomini in abbigliamento femminile per aderire proprio al simbolismo ermetico. Ma a riportarci bruscamente coi piedi per terra interviene il critico d'arte Vittorio Sgarbi, il quale dice che assolutamente non c'è niente di misterioso nella Gioconda. Certamente la Gioconda non è Leonardo da Vinci e la Gioconda non cela alcun significato simbolico. Secondo invece Silvano Vinceti, un altro studioso, nella Gioconda si celerebbero almeno due modelli differenti. Infatti, nella prima stratificazione, la modella sarebbe stata Lisa Gherardini, la quale appare infatti malinconica, e il Vasari, nella sua testimonianza, dice che infatti, mentre Leonardo dipingeva Lisa Gherardini, questa era così triste che il marito ha ingaggiato dei clown e dei saltimbanchi per cercare di rallegrarla. Ma questa testimonianza del Vasari non fu creduta da nessuno, ma forse è la verità a questo punto. E nella seconda stratificazione, Vincetti dice che il modello utilizzato da Leonardo sarebbe proprio il Salai Gian Giacomo Caprotti, che già Leonardo aveva utilizzato come modello, ad esempio, nel San Giovanni Battista, perché mettendo a confronto la Gioconda col ritratto del Salai ci sarebbero tantissimi punti in comune, soprattutto nel mento e nella fronte. Sì. Quindi, insomma, il mistero della vera identità della Gioconda forse non si risolverà mai, perché qui più passa il tempo, più gli studiosi aumentano le loro ricerche, le loro ipotesi, sono anche in contrasto fra di loro, fra chi crede una cosa, chi un'altra. Insomma, è un vero casino, e forse, boh, la Gioconda è semplicemente Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo. Magari il Vasari ha ragione in tutto quello che ha scritto e noi l'abbiamo messo in dubbio. Scrivetemi pure le vostre idee su questo vastissimo argomento e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!